amici, benvenuti in questo nuovo video di Plants vs Zombies Garden Warfare! In questo momento ci troviamo nella modalità cooperativa. Sopra c'è la mia visuale e sotto ci sono io, il mini girasole di livello 0. E poi ci lanceremo in una partita multigiocatore a visuale singola, così che abbiamo tutto il modo di conoscere il gioco senza magari impazzire con la visuale. Siamo già pazzi. Allora, fra poco arriveranno i nemici, quindi noi volendo possiamo piantare delle piante, dei cannoni sparasemi, dei mitragliasemi che ci possono aiutare nella nostra difesa. Ovviamente adesso mi metto a piantare giusto uno per bellezza. Ma è vai! È un trofeo, sì. Ma non troppo, perché sono una partita di prova, quindi perderei le truppe per niente. Non mi sembra una grande idea. Comunque, diamo un'occhiata. Guardate come so carino con gli occhiali, però. Sei bellissimo. Vieni qua, guarda, fammi vedere. Aia, sono io, non sono lo zombie. Non c'è il fuoco, amico. Sono un giocatore. Ecco che arrivano. No, colpiscili. Basta, via a te. Via a te, sto Non cercare di. No, no, che arrivano da lontano. Via a te. Via, via. Oh, mamma mia, che passano. No, il nostro giardino, la nostra missione. Sono un po' pirati questi zombie. Come vi siete, come potete aver capito? Capito. Grazie, piantina, Come potete aver capito, noi dobbiamo difendere il nostro giardino da 10 ondate. Vegetariani. No. Da 10 ondate di zombie. Da cui avremo anche un senso di boss. Oh, tra l'altro ho anche delle mosse più forti, quindi non vedo perché usarle. Perché vai adesso, guarda che arriva. Oh, che tenerezza, Addio. Guarda come sei bello. Guarda come so carino, guarda che bella faccetta. Con quella faccetta, con quelle canne rotanti in bocca. Ti escono dalla bocca. Via, è andato lì dietro, se l'aspettava. Via, zombacci, Dove si mette a difendere, tu puoi curarmi. Stai lì. Ah, vuoi che ti curi? No, sto bene. Tu muori. Aia, ho finito i colpi. Vai, bomba, fagiolotto! Non addosso a me, no, magari, peccato, perché non addosso a te? Vai, super velocità! Bilu! Vai sul tetto, anch'io posso andare sul tetto! Non te l'aspettavi, che anch'io potessi salire sul tetto, Ste piante! Maestro di lami, poi è pieno di sfide! No, c'è gente qui! Come? Ma io stavo parlando da lontano e tu ti lasci distruggere il giardino, ma non si fa! Non mi lasci distruggere il giardino, stavo ricaricando! È pieno di sfide da completare per poter potenziare sempre di più il vostro personaggio. Avete la possibilità di scegliere sia tra piante sia tra zombie. Devo spaccare i vasi perché io sono cattiva come l'aglia! Ti senti un po' Link, di la verità! Quali vasi spaccare? Spacca sti vasi! No! Ma ce l'ho uno dentro! C'è gente dentro! Vai, mangiatelo quel va! Via! Che ho freddo! No! Hai freddo dei vasi! Sparano ovunque! Non mi seguite! Io non ti seguo, ho paura che arriva gente, che arrivi gente dal nulla! Qualcuno mi ha... No! C'è sempre gente dentro sti vasi! Ma sono cattivissimi! No, non provare a morire, che non potevo venire a rimare! Sì, prima che mi ritrovi! Ciao! C'è gente che... No! Scappa! Ok, via con sti vasi. Mi segue. Vai, via. Vai, ancora uno. Missione compiuta. No, ancora insegui. Non è niente di meglio da fare che inseguirmi. No, pare di no. Aiuto. Ma non è che i zombie facciano molte cose al giorno, Difendimi. A poco devo ricaricarmi. Questi esplodono. Che cattiveria. Vieni via. Aiuto. Piazzati. Con le spalle col giornale del tesoro. Arrivo con la mappa del tesoro. Vai via. Bene, bene. È andato via. Muori. Via, su, quello con la bandiera. Ma qui partono teste che è un piacere. Ciao! La mia che è orrenda, io. Chi è la mia che è orrenda? Io. No, non lo so. Oh, lui! Non l'avevi visto! Cioè, ma se mi metti in si mangiava il giardino e non ti sei accorta. Sti zombie vegetariani. Mamma mia. Che carine che sono sempre. Attenzione, però! La prossima è l'ondata 5. E con questo slot di Zombotron attivare, segneranno la vostra fine. Attenzione! Ma è necessaria questa cosa. Questa è un'ondata boss. Questo è positivo. Quello poteva essere più positivo se si fermava prima. Sì! Siamo stati pesantemente fortunati. Anche perché questo dipende anche da quanti boss arrivano contro. Non c'è arrivato probabilmente un solo boss, perché se no si attivavano più slot. Mentre sono arrivati ben due sacchi di soldi. Il tipo della discoteca. Quelle monetine servono per delle cose interessanti, perché anche in questo gioco esiste lo spacchettamento. Chi l'avrebbe mai Ci sono io dentro i pacchetti. Ai.
Attenzione che sta arrivando il boss. No, è qui dietro uno. Sta arrivando il boss. Napoleone. Sta arrivando il boss. Dai, 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 dai. È fortissimo, ok. Vai col boss. No, vai tu, dai, dai, Piccoletti, no. Curami, curami, curami. Sì, vengo, vengo. Sono dietro di te. Sono dietro di te. Qualcosa? Sì, forse, alla fine sì. Sai, aia. Continua a curarmi, continua a curarmi. C'è il boss, c'è quasi morto. È morto il boss. Via, bossaccio. Dai, ti sto cercando di aiutare quanto posso. Grazie, grazie. Occhio. C'è ancora lui. Muori, 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 muori. Sono due tipi. Mi stai continuando. Continua a curarmi. Tu solo puoi curarmi. Non posso curare all'infinito. Abbiamo capito. Chi è terra? Ce l'ho meno di. Ma dove è l'altro? Non lo vedo. Non vedo, ne vedo niente, non si vede. Chi nulla. Ti cura se non mi curi? Vai, ti curo, ti sto curando, ma ho poca vita, ho poca vita. Appena mi sveglio ti ridò vita. E dove è andato? Sta scappando. Ok, ti stai prendendo vita da vieni solo. Vieni qua. Micio, micio, micio. Oh, the boss completata, yeah! Ce l'abbiamo fatta. Con una sola mia morte, dai, non è stata mica cosa... male, Benissimo, questo quindi era un esempio della modalità cooperativa. Dobbiamo fare una sola andata, ne abbiamo fatte 5, però gli abbiamo dato una visione più completa. E ora lanciamoci verso il multiplayer. Evviva! Come vi avevamo detto, oltre alle piante potete anche scegliere gli zombie. E qui abbiamo le varie classi. Io sceglierò il fuori classe. Questa è una modalità tipica, ovvero un team deathmatch. Il primo che elimina 50 nemici vince. Quindi andiamo contro i cattivi. Guarda quelle manine che si avvicinano al trofeo. Piantacce, piantacce bifide. Vai a farti un bel minestrone. Possiamo anche cercare di... Ce l'ho pianta per terra. Cos'è successo a sto tipo? Vabbè, ti curo, Lo rianimo. Rianimare i compagni è sempre una buona scelta. No, non sono un dottore, non fatemi rianimare tutti. Quella è una pianta. Sì, è una pianta. Lo so che sei una pianta. Cuciniamo la ratatouille. Ciao pianta. Gli ho fatto male ma non è morta. Non è abbastanza male però. Qui c'è un altro. Piazza, piazza questo. Ok, ora mi difendo qui dietro. C'è un coso ghiacciato lì dietro. Sì, ho notato, ho notato. Un cactus. Oh, stanno morendo tutti. Via, dall'alto. Fagli male. No, 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 no. Mi attacco da lontano. Male. So che sei lì. Ti vedo, lo so. Siete in vantaggio. No, 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 aia, 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 aia. Che male. Guarda qui quanti siete. Attento, attento. Attento allo sparafunghi. No, l'ho fatto, ho fatto un multi-tackle. No. Bravissimo. Io li ho uccisi almeno due. No. Vabbè, qualcosa ho fatto. Malefico. Non riesco a capire mai, ditemelo voi, quella cosa di quei due guantoni da box che vanno uno contro l'altro, che mi segna sempre dei punteggi a caso. Ne ho uccisi? Sì. E allora perché mi segna 0 a 1 per i nemici? No, perché non mi torna. Per darti fastidio. Via. Addio. Eccone uno, eccone uno. Quello è il turbo. Bah! Preso. Sì, no, l'ho preso, ma non è morto. Però l'avevo preso. Liquido. Tu si sai che bestie siete. Che bestie siete. Ma dove stai infilando? Non lo so, ho paura. Naturalmente come avete visto, quando uno muore può scegliere se rigenerarsi subito oppure se dare la possibilità alla squadra di rianimarlo. Dare la possibilità alla squadra di rianimarlo è una buona tattica. Ma proprio adesso il treno! Ma dai! Mi sono lasciato schiacciare dal treno! Ma veramente! Ma dai! Ma no! Ma solo tu! Questo è quello che succede quando uno non sa prima tutte le caratteristiche strane dei giochi prima di giocarli, Che carino! Che cosa romantica! Che tenerezza! Bene. Quelle sono patate, attento, staci lontano. Le patate fanno vincere. Fanno perdere se sei uno zombie. No, no, io volante. No, io volante. Aglio, agliaccio. Vai nella zuppa. Vai, aspetta, aspetta. Vai. Boom. Attento, addosso, attento, addosso. Dove sei finito? Sono finito in mezzo alle piante. Brutto posto dove sta. Si curava una vicenda questi qua. Usato che faccettina. Qualcuno mi rianima? Figuriamoci. Siete finiti in un brutto posto. No, non c'è nessuno che mi rianima. Sono girasoli. Aia, aia, stanno recuperando. Stanno recuperando, gente. Occo non stiamo bene. Siamo a treno. Sì. Vedete, rianimato meno uno. La cosa comoda di rianimare è che se voi rianimate i vostri compagni, gli nemici perderanno un punto. Quindi, oltre a essere comodo rianimare una truppa, è molto utile. È molto, molto comodo. Ok, posso. Hai detto, oltre ad essere comodo, è molto comodo. Esatto. Non... Beh, attento alle patate. Questo cosa fa? Cosa sei tu? Non lo so. Puzza salute. No, l'aglio. Mamma l'aglio mia, che alito. Che alito. Dobbiamo. Voglio.
Quanti si... Non morite tu, sono no. Sono medici, cosa sono? Dove... Aia, vedo uno. 50! 50! E chiudo con una mossa così, giusto per masse. Abbiamo vinto. Ottimo. Dai che ci siamo, proviamo anche le altre truppe, anche se non le ho usate. Quindi possiamo anche personalizzarle. Per esempio gli do un bel cappuccio delle feste, sì! Una bocca zebrata, che carino, e delle impronte. Perfetto, impronte. La mia bellissima truppa. Vai, mastica zombie. Ho una nuova abilità. Guarda che bello zombettino. Ciao zombie, ops, non l'avevi visto, eh? Ti piacerebbe metterti il cappello? Dovevi metterti un cappello alle scarpe la prossima volta. Aia, attento, è solo da vicino. Alle birch. È solo da vicino. Vai, addosso. Vai, l'ho rallentato, mangialo. Mangialo, mangialo, mangialo. Ah. Eccoli qua. Via. Addosso, da sotto, non mi vedi, non mi, tu non mi vedi, tu non mi vedi. Mangialo. Gnammete. Buon appetito, attento a quel aia, però sono attento al vichingo. Il problema è, questi hanno un difetto, perché se vi trovate in mezzo ai nemici, poi loro se ne approfittano, vado che stiate ancora digerendo. A questo punto proviamo anche il girasole, sì, perché no? Bagliore curatore. Il fatto di vedere il tutorial, dato che non ho mai provato prima in diretta, vi dà il modo di capire ancora meglio il funzionamento del gioco, volendo. Ed è bello che vedete in basso, io al momento ho solamente una abilità, ovvero l'abilità di curare. Ma più andiamo avanti, più sarà la possibilità di sbloccare, come avete visto, con lo sputasemia! Che cura me! Che cura me! Prendi fuoco, stai prendendo. Cura! No, no, no! Non no! posso curarmi da solo! Non sarò tanto. Mai un bravo dottore! Cactus! Tube! Le patate! Boom! Esplosione! Così, vabbè, come se non se ne accorgesse nessuno. Sei carino questo. Il cattivatore è scelto? Quindi. È molto preciso da lontano. Lascia sti tuberi un po' in giro, dai. Stanno vincendo un po' di zombie. Dai, dai. Pam, pam, pim, pam. Oh, morto, morto. Dai, curalo. Curalo subito. Curalo in fretta. Se vedo altre piante carnivore, attenzione. Ok, ok, per un pelo. Per un... Qualcuno mi può. Sì, guarda. Non sono le bici che ti attaccano. Sono le bici. Sicuro che sono le bici che mi attaccano. Vai con tutte ste cose. Via. No, no, colpiscilo. No, colpiscilo. Vai, dai, dai. Quanta vita hai? Quanta vita hai? No. No. Qualcuno mi cura stavolta. Qualcuno che mi cura. Lo so. Mentre ti ammazzava. Dai, qualcuno mi aiuti. Schiera 5 tuberi. Dai, che voglio fare una missione. Nessuno mi salva mai. Io sono sempre. No, posticera. Mi sono tagliato. Ovvio. No, no. No, ancora lui. Vai, tirala la patata. No, no, la, la per poco ci ho provato. Va. Sì, e la vincente in alto a destra, Xavier, tuo esplosivo ne ha ucciso uno. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Dai, ce la potreste forse ancora fare. Aia, aia. No, 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 tuo no. esplosivo. Tuo esplosivo, bam, bam. Vai, un altro, no, 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 aspetta. Livello aggiunto, cazzo, sono livello 2, non so cosa serva, però è buono. È una cosa bella. Ti vai, posso curare? Se riesco a curarlo, gli togli anche uno! Spiegati, spiegati! Puoi mettere il muro di noce? Sì, bene! Le mega patate! Due soli mancano! Dai! Sì, uno l'ho ucciso! Dai, sei dai! Ancora uno, ancora uno! Siete pari! Tutti e due, basta chi muore e perdi! Dove siete, non ne trovassi uno! Sono tutte piante, eccolo lì! Eccolo uno! No, dov'è? No, no, dove no. sei? Dove sei? Eccolo! È un altro no, là. Non lo vedo! Chi ha vinto? Noi! Sì, noi! Le benissimo! Piante. Bravo! Benissimo! Che battaglia all'ultimissimo secondo! L'ultima foglia! Bellissimo! Ho fatto 7 eliminazioni! Chi l'avrebbe mai detto, tra l'altro? Negozio di figurine, come abbiamo detto, possiamo qui sbloccare i pacchetti! Oh, nuove cose! Dai, vai a basare! Carino! Il modello di evasione giardino... Ah, se finisce male possiamo anche riavviare, bene. E a questo punto facciamo anche un pacchetto carino. Possiamo, per esempio, fare che cosa? Personaggio spettacolare. Mamma mia. Proviamo, il resto è fuffa. Dai, solo perché ci siete voi con noi in ho questo paura, momento chi sarà. Spacchettamento. Oh, ho sbloccato. È uno zomboni. Ho sbloccato il meccanico con la faccia strana. Sì. Che bello. E quindi
questo era un esempio di quello che può essere Plants vs Zombie Garden Warfare. Le modalità di gioco multigiocatore sono parecchie. Una delle mie preferite è Suburbination. Suburbination. Ok, comunque fate sapere cosa ne pensate di questo gioco. Se volete vedere un'altra partita, stavolta magari completa, a schermo condiviso, oppure se la visuale doppia era un pochino caotica e quindi non si capiva molto. E voi per chi state? Per le piante o per gli zombie? Fate sapere tutto questo nei commenti. Grazie davvero per essere stati con noi. Grazie per averci consigliato questo gioco. E alla prossima con gli Eternal Love. Dalla faccia vedo che tu hai capito tutto. È carino il cappello rosa, che è una scatola degli attrezzi.